insieme a Sarremondo di Penforth e alla grande Margherita d'Ungheria, di cui celebriamo oggi la festa, sono i santi che in questo mese di gennaio ci aprono la schiera dell'Ordine Domenicano. Santa Margherita d'Ungheria è nata in Dalmazia ed è appunto una delle figlie della regina d'Ungheria. Una delle caratteristiche di questa santa è senz'altro la testimonianza della sua fanciullezza. Seguì Cristo attraverso la via evangelica, morì nel 1270 ed è considerata la santa che si è adoperata per il sostegno dell'attività politica di quel tempo. Siamo nella Repubblica e siamo nella monarchia per i cristiani d'Ungheria e appunto questa santa si è adoperata per le persecuzioni che già ai tempi dove lei è nata, siamo i primi del 1200, lei ha dato testimonianza. Questa grande santa è caratterizzata da due realtà. La verginità, perché sin dalla sua tenera infanzia lei ha dato testimonianza a Cristo attraverso la sua adesione alla volontà di Dio che la chiamava a farsi religiosa, ma nello stesso tempo è una santa a cui il mondo d'Ungheria, quindi siamo nei paesi dominanti il regno che fu poi anche quello della regina Elisabetta, che noi veneriamo il 17 del mese di novembre, fu per lei la grande testimonianza di vita il darsi agli ultimi come segno di consolazione e di sicura speranza, perché alimentata da Cristo, suo Maestro e suo Signore.